Delia era una vera e propria ragazza dal cuore d'oro, aveva degli ottimi risultati a scuola ed era anche molto amata dai suoi insegnanti, amici e familiari. Avrebbe avuto un destino brillante davanti a sé, ma la sua vita, purtroppo, è finita troppo presto, per i motivi che vi andrò a descrivere in questo video. Delia Giuliana Guerra viveva in California con la sua famiglia. Sua madre l'ha descritta come una ragazza sempre sorridente e felice, che amava uscire con i suoi amici e ballare. Come molti dei suoi coetanei, anche Delia amava fare dei video in cui si riprendeva a ballare su TikTok e si faceva anche molti selfie. Il 14 di novembre del 2020, Delia ha chiesto a sua madre se poteva andare con una sua amica al cinema. La sua mamma ha accettato, ignara del fatto che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto Delia in vita. La madre ha dichiarato di non aver più avuto notizie della figlia per diverse ore, fino a quando non ha ricevuto un messaggio alquanto sospetto, nel quale veniva detto che stavano valutando se gettare la figlia in un fiume. Ha anche ricevuto uno strano video attraverso Snapchat che ritraeva la propria figlia priva di sensi nell'auto. Vi ricordiamo che Delia aveva solo 12 anni. Come potrete immaginare, la madre di Delia era completamente in shock e non aveva la più pallida idea di che cosa avrebbe potuto fare per aiutare la figlia in quella situazione. E quello che è emerso è che Delia aveva fatto un uso di determinate sostanze che l'avevano lasciata inconscia. Della sostanza che Delia ha introdotto nel proprio corpo bastavano anche pochi grammi per lasciarci le penne. Gli amici l'hanno ripresa mentre introduceva nel proprio corpo questa sostanza e subito dopo improvvisamente è crollata, iniziando a russare. E questo è davvero uno dei sintomi che si hanno quando si introducono determinate sostanze. Gli amici, invece di chiamare il 911, hanno continuato a riprenderla mentre la mettevano nella macchina per poi lasciarla davanti a un ospedale. All'ospedale i medici hanno fatto di tutto per poterla salvare, ma non c'è stato nulla che hanno potuto fare. Purtroppo Delia era già passata a miglior vita. Come potete immaginare, la mamma è rimasta completamente devastata da questa notizia. Era davvero arrabbiata di come si erano comportati questi suoi amici, se così possiamo chiamarli, che hanno preferito riprenderla invece di aiutare un'amica in difficoltà. La madre chiedeva giustizia, chiedeva che la persona che ha venduto questa sostanza a questa ragazza sarebbe dovuta essere punita per questa azione. E da varie ricerche è emerso che la persona che ha dato a Delia questa sostanza altro non era che un ragazzo di soli 16 anni. Dal momento che è un minorenne non ci è dato sapere l'identità di questo ragazzo, anche se ovviamente è stato portato in tribunale e condannato. Gli investigatori hanno scoperto che l'adolescente aveva pubblicato degli annunci su Snapchat dove avrebbe venduto queste sostanze. Inoltre, sul suo Google account, sulle foto, sono state trovate una serie di foto che hanno portato gli investigatori alla conclusione che il ragazzo era ben a conoscenza dei terribili effetti che quella sostanza avrebbe potuto provocare quando l'ha venduta alla giovane Delia. Data la giovane età del ragazzo, è stato accusato in un tribunale minorile e ha finito per non scontare realmente una pena in carcere. Delia è stata la ragazza più giovane a lasciarci le penne in circostanze del genere di sempre. Tuttavia, lei non è stata certo l'ultima. Nel marzo del 2020, la 17enne Kendall anche è venuta a mancare dopo che le sono state somministrate determinate sostanze pensate da chi? Dalla sua migliore amica. Kendall viveva con la sua famiglia a San Diego e ha frequentato la scuola superiore Mount Campbell. È stata descritta da amici e parenti come un'ottima studentessa e anche una cheerleader estremamente competitiva. Aveva il sogno di unirsi all'esercito come avevano fatto in passato i suoi genitori e infatti aveva fatto vari colloqui con diverse scuole militari in tutto il paese. I genitori erano felici di queste scelte della figlia e mai avrebbero sospettato che Kendall già stesse sperimentando con determinate sostanze. Infatti l'hanno scoperto quando Kendall in realtà era già un anno che introduceva nel suo organismo determinate pasticche. Nel giorno in cui è venuta a mancare era assieme alla sua amica Mia Thompson.
La madre ha detto che era sicura che qualcosa fosse andato storto quel giorno in cui la polizia si è presentata davanti a casa sua. Mia e un'altra ragazza sono state portate dentro con l'accusa di aver somministrato tali pillole a Kendall. Entrambe le ragazze si sono dichiarate colpevole e hanno ricevuto una libertà vigilata e 250 ore di servizi sociali. E ragazzi, questa non è nemmeno la fine di queste storie agghiaccianti che coinvolgono persone così giovani utilizzare queste sostanze. Vi potrei adesso parlare anche della storia di Zach Dieter, un ragazzo che aveva assolutamente tutto dalla vita. Era un ragazzo attraente. Andava benissimo nello sport e aveva anche degli ottimi risultati accademici. E era pure l'attore principale nella recita scolastica della sua scuola. E tra l'altro Zach era anche un ottimo musicista autodidatta. Suonava veramente bene, infatti, il pianoforte. Si sarebbe diplomato con lode e si sarebbe unito all'università di Stanford o UCLA. Tuttavia, nessuno di questi buoni propositi si è mai realizzato. Perché il 27 dicembre del 2020 Zach era a casa con la sua famiglia ed è stato proprio lì quando Chris lo ha trovato accasciato a terra nella sua stanza. Inizialmente il padre pensava solamente che Zach stesse dormendo, tuttavia ha ben presto capito che qualcosa di diverso e molto più losco era accaduto in quella stanza quel giorno. Il padre ha cercato in qualche modo di rianimare Zach, ma tutti i suoi sforzi sono stati invani. Ha quindi scelto di chiamare il 911. Immaginatevi essere un genitore, andare nella stanza del vostro bambino o figlio, insomma, comunque molto giovane, e trovarlo in quelle condizioni. Deve essere stato un vero e proprio shock per il padre. Ad ogni modo, i soccorsi sono arrivati poco dopo quella telefonata, ma purtroppo per Zach non c'è stato nulla da fare. Quello che è emerso da svariate ricerche è che Zach faceva uso di antidolorifici all'insaputa dei genitori. Zach pensava che stesse comprando appunto solamente delle painkillers, come vi dicevo, queste sostanze per evitare di sentire dolore. Invece quello che lui stava comprando era ben altro, qualcosa di molto più tossico e pericoloso. La cosa più terribile e sconcertante di questa faccenda è che anche questo Zach è riuscito ad avere accesso a queste sostanze utilizzando ancora una volta Snapchat. Ragazzi, il numero di persone che purtroppo vengono a mancare per via di queste sostanze aumentano giorno per giorno ed è davvero allarmante come questa situazione sta degenerando a poco, soprattutto in America, ma sono sicuro che anche in Europa ci sono casi come questo. Questa sostanza è così pericolosa che anche soltanto l'essere esposti o essere nelle vicinanze di questa sostanza può veramente avere dei risvolti drammatici. Ci sono anche dei video in cui c'è un poliziotto che appunto sta esaminando determinati campioni di sostanze e poco dopo inizia a sentirsi male e crolla a terra. Questo per dirvi quanto veramente bisogna stare attenti quando si entra a contatto con determinate sostanze. Fortunatamente, grazie a uno spray che è in grado di annientare gli effetti di questa sostanza, il suo collega è stato in grado di salvare questo povero agente. Però io credo che questo possa dimostrare come veramente basta anche un attimo per cambiare completamente la vita non solo della persona che inala questa sostanza, ma anche di tutte le persone che gli stanno attorno. Immaginatevi queste vite strappate, come adesso andranno avanti a vivere amici e parenti o anche solamente compagni di classe dopo aver scoperto questa triste realtà. Questi tre teenager che vi ho descritto in questo video erano tutti dei ragazzi pieni di vita che avrebbero potuto veramente diventare qualcuno un giorno e tuttavia, prima ancora del compimento dei 18 anni, ciascuno di loro purtroppo se n'è andato. Io spero davvero che qualcosa sia fatto per evitare che possano essere vendute determinate sostanze. Spero che vengano prese dei provvedimenti severi e che episodi come questo non succedano mai più. Io ragazzi vi ringrazio davvero per essere stati con me in questo video e sono davvero curioso di sentire anche la vostra opinione. Lasciatemi un commento qui sotto e spero di vedervi al prossimo video. Ciao!